Come sicuramente avete letto nel titolo, Nvidia, azienda statunitense che si occupa di progettare schede video, non se la passa molto bene. 3 settimane fa avevo pubblicato questo video in cui vi raccontavo più o meno la stessa cosa, però di Intel. E oggi vediamo che anche Nvidia sta avendo qualche problema economico. In particolare, gli utili dell'azienda sono calati del 72%. È un calo enorme, un calo che per Nvidia significa milioni. Ovviamente Nvidia è operativa in molti settori e non tutti i settori se la stanno passando male. Adesso, se volete scoprire quale settore Nvidia se la passano bene e quali se la passano male, continuate a guardare questo video dopo la sigla. You can... 27. They did that. Benvenuti e benvenuti Pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi vi parlo di Nvidia e dei suoi problemi economici. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale cliccando il tasto iscriviti, proprio lo dovete proprio schiacciare. E cliccate anche la campanellina, così quando io pubblicherò nuovi video voi riceverete un avviso e non ve lo perdete. Inoltre, se volete, qui in basso troverete il mio tag per seguirmi su Instagram. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con la notizia di oggi. Indubbiamente il settore di punta di Nvidia è quello gaming, e infatti è quello che maggiormente sta soffrendo. E infatti il fatturato derivato dalle vendite delle schede video ai gamer è calato del 33%, che per Nvidia sono milioni, e in particolare sono più di 600 milioni di dollari. E le previsioni non sono proprio belle, perché si preannuncia per il prossimo quarto un ulteriore calo in questo settore del 12%. Soldi. Minchia se sono soldi. Sul banco degli imputati non c'è solo la vendita di schede video ai gamer, ma anche le vendite di schede video ai minatori di criptovaluta. Infatti anche loro hanno acquistato meno schede video, e questo è sicuramente dovuto al fatto che anche il mercato di tutte le criptovalute in questo periodo sta andando molto male. Per chi di voi sta investendo in criptovalute sa che il mercato è molto giù. Infatti i miner di criptovalute in passato erano quelli che dominavano l'acquisto delle GPU. Infatti ci fu un periodo che per noi persone normali era quasi impossibile trovarle, perché quando Nvidia rilasciò nel mercato le nuove schede video RTX, poiché i miner ne acquistarono talmente così tante che per i gamer non se ne trovavano, Nvidia a un certo punto rilasciò un driver, come vi spiegavo in questo video, che se vedeva che l'utilizzo della GPU era fatto per scopi di mining, ne abbassava le prestazioni. Restrizione che poi fu per sbaglio tolta qualche settimana dopo, quando uscì un ulteriore aggiornamento dei driver. Se da una parte la vendita delle schede video va male, da un'altra parte il mercato data center di Nvidia sta andando bene, con un aumento del fatturato del 61%. E anche il mercato automotive sta andando piuttosto bene, visto che in quest'ultimo quarto ha fatturato un più del 45%, ma nel complessivo Nvidia sta perdendo uno sbotto di soldi. Se da un lato Nvidia sta perdendo una svagonata di soldi, dall'altro lato ci abbiamo Amazon, che ne ha tanti, ne ha talmente tanti che ci sono delle voci in giro, proprio come si dice in inglese, dei rumors, che Amazon vorrebbe acquistare Electronic Arts. Adesso non vi devo dire chi è Electronic Arts, ma se siete quei pochi che non sa chi è o cos'è in questo caso Electronic Arts, è un'azienda leader nello sviluppo di videogiochi. Tra quelli che ho giocato io, che penso siano anche quelli più importanti, ci abbiamo FIFA e The Sims. Se da un lato c'è la GLHF che dice che qualcosa bolle in ventola, dall'altro lato abbiamo CNBC che dice che questa cosa non è assolutamente vera, che Amazon non sta comprando Electronic Arts, e quindi sono tutte bugie. Saranno queste indiscrezioni vere? Sarà il tempo a dircelo, e qualora ci saranno degli aggiornamenti ve lo farò sapere. E quindi Pinguini, io vi ringrazio per avermi ascoltato, e non perdetevi altri video che porto su questo canale. Qui accanto troverete i link per i due format più importanti di questo canale, che sono FK Under the Hoods e FK Storia, in cui nel primo parlo di nel dettaglio di roba tecnica del mondo dell'informatica e della tecnologia, e l'altro invece porto la storia dell'informatica. Io vi ringrazio ancora per avermi ascoltato, se vi è piaciuto questo video mettete un like e ci vediamo alla prossima, ciao!